Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo e buon inizio di settimana. Questa è una diretta che io faccio ogni mattina da diversi mesi e in questa diretta parlo di cose che possono essere più o meno interessanti. Poi magari approfondisco determinate tematiche, magari poi ne parlo insieme a voi, con le persone che mi vengono a trovare il negozio. Io ho un negozio di informatica a Siracusa, in via Reierone II, numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiusa. Oggi iniziamo questa nuova settimana in maniera quanto direi arrabbiata, perché ieri mentre passeggiavo, doveva essere una domenica di relax, di tranquillità, mi sono accorto che, prego signora, c'è stato un trambusto al monumento ai caduti, no? E allora, al ritorno, perché avevo fatto un giretto e dovevo passare a comprare delle cose, una domenica normale, al ritorno mi sono accorto che c'era ancora molto trambusto sempre al monumento ai caduti. Mi sono fermato, mi sono appoggiato là durante l'ingresso al monumento ai caduti e ho osservato che, chiedendo in giro, come tutti, no? Cosa stesse succedendo, e pare che un ragazzino sia scivolato e si sia fatto male. Ora, fortunatamente non è andata per il giro delle ipotesi. Ieri addirittura c'erano notizie molto gravi, invece, certo, è caduto da un'altezza considerevole, però il ragazzo è salvo e questa è la cosa più importante. Nel frattempo mi sono però fatto una domanda: il monumento ai caduti, quindi l'area che insiste proprio sul mare dallo scorso ottobre, è interdetta all'accesso pedonale, nessuno può entrare perché c'è un'apposita ordinanza sindacale, quindi firmata dal sindaco di Siracusa, che vieta l'accesso all'area semplicemente perché non è in sicurezza. L'erosione dell'acqua ha fatto sì che è stata dovuta essere messa questa ordinanza. Ora io mi domando, ma oggi siamo ad aprile, sono passati quindi ben oltre 6 mesi, l'area è aperta. Sono andato stamattina a farmi una ricerca, ma nel labbo pretorio non c'è una revoca all'ordinanza, per cui l'ordinanza suppongo sia in essere, ma l'area che è aperta, chi c'è a controllare che le persone non ci vadano? Quali tipo di barriere sono state realizzate? Infine, ma in questi 6 mesi, nel frattempo, il comune di Siracusa cosa ha fatto per trovare una soluzione? L'area è importante, al di là del monumento che vi insiste, è una delle passeggiate più belle che abbiamo in questa città, no? Ora, da un punto di vista, io non faccio politica, però da un punto di vista politico mi pongo una domanda: ma l'attuale assessore alla mobilità cosa ci aspetta a dimettersi? Ma l'attuale assessore alla protezione civile, idem con patate, ma che cosa fanno questi signori? Hanno percepito il loro stipendio? Benissimo, dimettetevi, perché evidentemente in 6 mesi siete stati incapaci di attuare l'ordinanza. Quindi io inviterei a questo attuale sindaco di chiamare questi due assessori, chiedere loro le dimissioni, poi lui si guardi in giro, tanto la sua amministrazione non credo che abbia dei partiti che la sostengono, io penso che sia totalmente da solo, no? Quindi, caro sindaco, fai una cosa saggia, vatti a vedere nelle ultime amministrazioni, ma anche nella tua, in questi ruoli, chi c'è stato che ha concretizzato il proprio stipendio percepito, che ha ricevuto. Quindi io potrei fare dei nomi, ma voglio evitare di fare nomi, anche se chiunque si può fare delle idee su questa attuale amministrazione, chi ha lavorato bene nella protezione civile, nella precedente amministrazione chi ha lavorato bene nella mobilità e trasporti. Caro sindaco attuale di Siracusa, spero presto sloggerai, no? Ma nel frattempo ti chiedo, fai dimettere queste due persone che evidentemente non sono in grado, non so, perché in 6 mesi non ho visto nulla, e chiama magari altre forze che in questi mesi, in questi anni hanno lavorato, si sono guadagnati lo stipendio, no?
è semplice. Io capisco, purtroppo il mio è un mondo dei sogni, perché la politica non è meritocrazia, la politica è tu fammi l'assessore perché poi mi aiuti nella mia campagna elettorale. Questo è quello che io di fatti vado contro, e io non posso fare questo tipo di ragionamento. Quindi inviterei il sindaco a fare questa riflessione. Lui che, allora, chiedere le dimissioni del sindaco è inutile, perché tanto non si dimetterebbe mai. Però quello che farò io è, oggi appena ho 2 minuti di tempo, scriverò una PEC a Sua Eccellenza la prefetta e chiederò di intervenire lei come esponente di uno Stato dove si metta in sicurezza realmente un'area, dove si chieda a questa amministrazione di trovare delle soluzioni, perché questi signori prendono stipendi pubblici, ma ci deve essere un motivo per cui prendono questi soldini pubblici, dovranno pur fare qualche cosa, no? E allora, vabbè, scusatemi lo sfogo, però vedete, io mi arrabbio, perché fare un'ordinanza e dire cari cittadini là non ci potete stare, e poi per 6 mesi te ne infischi, non fai nulla, è come dire se domani mattina succede una tragedia, io ve l'avevo detto. E questo non è un comportamento dirigente, non è un comportamento da tenere una persona. Una persona o lo sai fare un lavoro o ti dimetti, te ne vai a casa, ti vai a trovare un lavoro. E lo capisco che è difficile lavorare, ma vatti a cercare un lavoro, perché evidentemente sei incapace. Ma non incapace perché poverino non ce la fai, incapace perché non riesci a trovare soluzione. Ma non dai neanche quella sensazione in pubblica piazza di dire cari concittadini, sto provando a fare questo. Invece in 6 mesi ti è bastato pubblicare all'Albo Pretorio un atto dove dire l'aria è interdetta. Ma cosa hai fatto per mantenere questo? Non basta dire io ho fatto il foglio di carta, bisogna fare le cose. Ora i tuoi due rami, le tue due braccia in questo momento, in 6 mesi, sono dimostrate incapaci. Chiedi la loro dimissione, dato che non ti supporta nessuno, credo da un punto di vista politico. Guarda quali sono le forze più fresche, guarda nel passato delle scorse amministrazioni. Anche in questa amministrazione c'è stata una persona che, devo dire, nella protezione civile, a mio giudizio, si è mossa bene. Nella precedente amministrazione c'è stato un assessore che si è mosso bene. Chiamateli, se vuoi mi chiami in privato e ti dico nomi, non c'è nessun problema, e fai qualcosa di utile a questa città, perché altrimenti, come dire, vabbè. Io nel frattempo sono passato da Via Luigi Cadorna, non vi dico cosa c'è Via Luigi Cadorna, è davvero vergognoso, vi dovreste, ma cose, come dire, vi dovreste vergognare, perché tanto non avete manco la dignità di vergognarvi. Impressionante, la fila arriva ben oltre la Madonnina, lo so, ben oltre il santuario. Vabbè, io me ne vado adesso a lavorare, oggi avrei voluto parlare di tantissime cose, vi parlerò solo di una cosa sola. Sabato pomeriggio ringrazio le volontarie, perché ce n'era una, e il bambino, quindi eravamo sabato pomeriggio in 3. Poi è arrivata un'altra persona dopo, eravamo in 4, ok? Oggi vi faccio qualche nemico. Intanto ringrazio le persone che erano presenti. Abbiamo pulito l'aria che va dalla chiesa di San Corrado, compreso l'interno, abbiamo tolto le bacce e siamo arrivati fino alla pista ciclabile Rossano Maiorca. Martedì pomeriggio dalle 14 alle 16 faremo l'altro tratto che va dalla scuola in via Basilicata fino alla pista ciclabile Rossano Maiorca. Io mi sono posto una riflessione sabato pomeriggio, e è questa. Noi abbiamo lanciato un appello, abbiamo chiesto di venirci ad aiutare. Ok, eravamo io, Siracusano Acquisito, dal 2000 praticamente, sono Siracusano dal 2000. Banda, che ringrazio, era presente, che non è siracusana, è trentina, ma è acquisita sicuramente anche lei siracusana. E poi c'era il bambino, che è la prossima generazione dei siracusani, che ovviamente è siracusano. Bene, da oggi in poi chiunque mi chiederà ma perché lo fai, io a questa persona risponderò facendo appunto questo esempio che è successo sabato, dove c'erano siracusani acquisiti che stanno facendo questo per i siracusani del futuro. Non penso che debba aggiungere altro. Mi aspetto che
martedì alle 14 ci siano più siracusani attuali, perché è giusto che sia così. Io capisco tutto, però è anche vero che il sabato pomeriggio è una giornata dove bene o male tutti siano un po' più liberi, quindi mi sarei aspettato più partecipazione da parte dei cittadini. Va benissimo così, nessun problema, io non obbligo mai nessuno, vi ho sempre detto che il volontariato civico viene sempre dopo il lavoro, sempre dopo la famiglia e il tempo libero. Però che eravamo in 2 e mezzo, vabbè, vedremo se martedì qualche siracusano attuale mi saprà smentire. Ultima cosa, oggi estrazione, un po' di pubblicità interna, estrazione come sempre lunedì alle 20:15, quanti numeri hai? Ultima cosa, davvero, poi vi libero, questa settimana lanciamo 2 prodotti molto, molto, molto particolari e interessanti. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.